quel tempo di guerra lontano, la Sicilia moriva di fame, ogni dì 100 grammi di pane a ciascuno doveva bastare. Per un po' di farina Giuliano fu fermato dai carabinieri, egli piange e si getta ai loro piedi, ma non trova nessuna pietà. Ma la legge è la legge, il dovere, i gendarmi lo devono fare, la farina dovran sequestrare e il picciotto in galera mandare. Pieno il cuore di gran dispiacere, alla mamma Turiddu ha pensato, poi la fuga nel bosco ha tentato, ma raggiunto comincia a sparare. Per disgrazia quel colpo fatale prende al cuore un gendarme innocente, Salvatore più nulla comprende, verso i monti si mette a scappare. Incomincia un duello mortale tra la legge e il bandito Giuliano, sparatoria e colpi di mano si susseguono senza pietà. La Sicilia diventa una tomba di gendarmi, banditi e ladroni, e fu allora che 3 lazzaroni in quel torbido vanno a pescar, come uccello rapace che piomba, e si vanta il bandito Giuliano, documenti legali alla mano, gli promettono la libertà.